Con grande orgoglio e con grande determinazione, noi oggi possiamo dire che l'amministrazione guidata dal governatore Giuseppe Scopelliti, attraverso il lavoro del Dipartimento che ho l'onore di guidare, quello della programmazione dei fondi europei, si è arrivati a sbloccare 400 milioni di euro, 800 miliardi di vecchie lire, rispetto a uno strumento che si chiama PISL ed è la progettazione integrata di sviluppo locale. Con questo progetto con questo strumento si possono sostenere progetti in tutto il territorio calabrese che possono avere una serie di ricadute positive, tra le quali c'è quella dei collegamenti e della viabilità intercomunale. Oggi siamo a Gugliano per discutere di portare avanti il progetto della mobilità della metropolitana che può collegare quest'area, il Saputo, con Cosenza e da Cosenza, utilizzando il progetto che anche qui con orgoglio posso dire, posso ribadire, posso sottolineare, l'amministrazione guidata dal governatore Scopelliti ha finanziato per intero, che da Cosenza arriverà all'Unica, all'Università della Calabria. E quindi da una parte il progetto della metropolitana leggera, dall'altra i PISL declinati qui a Rogliano e per il Saputo come collegamento per Cosenza e per questa grande area urbana, che mettendosi insieme possono produrre un nuovo servizio, una nuova opportunità per tutta la comunità del Saputo, che significa maggiori opportunità, maggiori anche occasioni di sviluppo rispetto a questo territorio, maggiori opportunità lavorative anche nel periodo della realizzazione dell'opera. Insomma, io ritengo che finalmente, dopo tanto parlarne in passato, abbiamo un'occasione importante di fare dei fatti concreti, di lasciare ai nostri figli il posto.